Il comune di Ischia è caratterizzato dalla presenza di un importante e indispensabile polmone di verde. Si tratta dei parchi pubblici che da sempre, assieme ai giardini del centro storico, hanno reso la nostra cittadina famosa nel mondo col nome di Ischia Giardino d'Europa. Un giardino ormai trascurato e abbandonato da anni, dove fiori e fioriere vengono curate solo nel centro storico e nelle zone periferiche più in vista. I parchi pubblici, quelli che dovrebbero rappresentare il fiore all'occhiello di quello che un tempo fu il Giardino d'Europa, versano in una condizione di pietosa trascuratezza e di totale abbandono. Uno di questi tristi esempi è rappresentato dalla centralissima pineta cosiddetta degli atleti, dove ormai a farla da padrona sono le erbacce e i rifiuti. E siamo nel cuore della pineta degli atleti, in sottofondo potete ascoltare la voce dei bambini che stanno giocando nel parco giochi attivi. Una pineta, come potete vedere alle mie spalle, letteralmente preda delle erbacce. La pineta degli atleti è così detta perché da sempre gli sportivi isolani l'hanno utilizzata per fare footing e per allenarsi. E sono centinaia e centinaia i residenti e turisti che quotidianamente la frequentano per correre o semplicemente per trascorrervi qualche ora di relax. Sport e relax rovinati dalla presenza di sporcizie, di piante selvatiche e di erbacce che ormai in più punti hanno completamente coperto il rigoglioso sottobosco che caratterizza le pinete ischitane. Oltre ai cestini dei rifiuti rotti e per questo antiestetici, ci sono anche panchine praticamente inutilizzabili. E abbiamo tentato di sederci su una panchina rotta e mimetizzata nelle erbacce. Questa dovrebbe essere una delle panchine della pineta degli atleti su cui dovrebbero comodamente sedersi residenti e turisti. Assurdo. Ma a frequentare la pineta degli atleti ci sono soprattutto i bambini, perché da qualche anno a questa parte al suo interno è presente un parco giochi che purtroppo già da tempo versa in un'assurda condizione di pericolo per i bambini che lo utilizzano. Infatti la maggior parte delle giostrine sono rotte e insidiosissime per i piccoli che le usano, ma le istituzioni competenti questo non sembra proprio interessare. Semmai si cercherà di correre ai ripari quando qualche bambino si ferirà seriamente. Ma allora sarà troppo tardi. E questa è solo una delle tante giostrine rotte presenti in questo parco giochi. Saranno 4 o 5 anni che versa in queste condizioni e che non viene riparata. Quello che ci chiediamo stupiti è questo: ma cosa ci vuole a rimuovere le erbacce e a riparare le panchine e le giostrine rotte? Eppure basterebbe poco per riportare questa pineta ai vecchi splendori. Vero, sindaco Ferrandino?